Bentornati sulla psicologia e bentornati ad un nuovo video dove riprenderemo a parlare dei tipi di personalità e le varie diagnosi applicate ai personaggi di Game of Thrones. Il primo video dove faccio la differenza di alcuni personaggi della famiglia, della casa Stark e della casa Greyjoy ve lo lascio in descrizione e lo troverete qui nel link info. In questo video invece tratteremo di alcuni personaggi della famiglia Lannister e della famiglia Baratheon. Inizierei con Cersei Lannister. Background di abusi sessuali e marginalizzazione in una società che vuole e mira al potere, Cersei vede dei tratti di personalità borderline. Si può intravedere con il rapporto di Odie e Tamo con il suo spasimante, per giunta fratello, Jaime. Rischi per l'economità, sesso e alcol. Il cervello di Cersei registra questi dati come soluzione a un problema e non come un danno. Sforzi disperati per evitare un abbandono. Rapporti interpersonali caratterizzati da iperderealizzazione e svalutazione. Impulsività in aree potenzialmente dannose. Instabilità affettiva e rabbia. Questi sono gli elementi che ho riscontrato per fare la diagnosi di Cersei. Secondo personaggio, per l'appunto, Jaime Lannister. Probabilmente un disturbo narcisistico di personalità overt. Jaime è sicuro di sé, vuole avere una figura che si ricordi oggi ma si ricordi anche domani e vuole avere qualcuno che lo adori. Quindi senso grandioso di importanza, assorbito da fantasie di successo e di amore ideale, richiede eccessiva ammirazione, ha un senso di diritto, sfrutta i rapporti interpersonali, arrogante, presuntuoso e crede che gli altri lo invidino. Questi gli elementi individuati per la diagnosi in Jaime. Ultimo, ma non per importanza, Tyrion Lannister. Non sfugge all'eredità della sua famiglia. Tyrion ha un serio problema di abuso di sostanze, precisamente abuso di alcol. L'alcol è assunto in quantitativi sempre maggiori. Forte desiderio di uso di alcol, gran parte del tempo impegnato per procurarsi l'alcol, uso continuativo nonostante gli evidenti problemi sociali riscontrati, tolleranza e astinenza. Il problema con l'alcol può derivare dalla sua bassa autostima e dalla sensazione di un futuro già scritto e incontrollabile. Da un lato ritiene che la sua mente sia superiore alla media, ma dall'altro lato ha le forti insicurezze rispetto al suo aspetto fisico. Per i Baratheon invece inizierei subito con Joffrey Baratheon. Sì, in effetti mi piace vincere facile. A primo impatto, impulsivamente, verrebbe da dire un disturbo antisociale di personalità, ma ad un occhio più attento, risulta che questa diagnosi non si possa fare, in quanto non è rispettato il criterio dell'almeno 18 anni di età. Nonostante ciò si evidenziano chiaramente dei tratti, mente ripetutamente, non si conforma alle norme sociali, aggressivo, non curante della sicurezza propria ma soprattutto degli altri, e mancanza di rimorso, queste le specifiche individuate nel criterio A. Possiamo dire che Joffrey è il prodotto dei disturbi dei propri genitori. Altro personaggio legato ai Baratheon che ho voluto approfondire è il ruolo di Melisandre. Difficile da dire, ma dovendomi sbilanciare, direi un disturbo schizotipico di personalità. Gli elementi che mi hanno portato a questa conclusione sono idee di riferimento, pensiero magico che va a influenzare il comportamento, esperienze percettive insolite, pensiero ed eloquio metaforico, affettività inappropriata e nessun amico stretto. In questo secondo video sulle diagnosi dei personaggi di Game of Thrones è finito. Vi lascio, come ho detto, là nella descrizione il primo video e ce ne saranno altri due. Fatemi sapere se l'avete trovato divertente e interessante. Da Sull'ora Psicologia è tutto, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.